Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi faremo petto, siamo nella quinta settimana ragazzi. Cambiamo un po' le ripetizioni che andremo a fare, faremo 4 serie per 5 ripetizioni ragazzi, ovviamente. Guardate, 60 kg per 4 serie e 5 ripetizioni. Andremo ad aumentare, ovviamente abbiamo aumentato il peso in tutte le serie, 60 kg per 4, quindi mi viene più dura a me l'esercizio. Ragazzi, voi vedrete una serie, perché ovviamente sono tutte uguali. Vi farò vedere l'ultima perché sarà quella più dura, ragazzi. Adesso ovviamente ci andremo a pesare e poi ci vediamo con la prima serie. Cioè, volevo dire l'ultima serie. Il primo esercizio volevo dire. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi faremo petto, siamo nella quinta settimana ragazzi. Cambiamo un po' le ripetizioni che andremo a fare, faremo 4 serie per 5 ripetizioni ragazzi, ovviamente. Guardate, 60 kg per 4 serie e 5 ripetizioni. Andremo ad aumentare, ovviamente abbiamo aumentato il peso in tutte le serie, 60 kg per 4, quindi mi viene più dura a me l'esercizio. Ragazzi, voi vedrete una serie, perché ovviamente sono tutte uguali. Vi farò vedere l'ultima perché sarà quella più dura, ragazzi. Adesso ovviamente ci andremo a pesare e poi ci vediamo con la prima serie. Cioè, volevo dire l'ultima serie. Il primo esercizio volevo dire. Ragazzi, 59,30 kg, grasso corporeo 13%. Ragazzi, ho fatto qualcosa di incredibile. Sono arrivato a 68 kg, come potete vedere. Non è una cosa facile. 68 kg più 8 in una sola settimana. Quindi, ragazzi, mettete like a questo video perché se lo merita. Like per questa puntata manette, ragazzi. Me li merito tutti io perché sto facendo
sforzi enormi in pochissimo tempo, ragazzi, miglioramenti incredibili. Questo è il bilanciere, 68 kg, ragazzi, incredibile, non ci credo nemmeno io ancora. Ho fatto due serie con 60, ovviamente una l'avete vista, e ne ho fatte altre due con, cioè un'altra l'ho fatta con 64 e poi l'ultimo l'ho fatta con 68 kg, ragazzi, e le ho fatte tutte e cinque, questa è la cosa bellissima. Quindi settimana prossima proveremo, attenzione, dico, proveremo il 4x5 con 68 kg. Ragazzi, ci vediamo al prossimo esercizio, è panca declinata, cioè no, inclinata prima, ragazzi, panca inclinata, faremo, eravamo arrivati a 44 kg se non sbaglio, sì, eravamo arrivati a 44 kg, proveremo i 48, ragazzi, non lo so che cosa succede, proveremo i 48 e ci vediamo direttamente all'esercizio. Ora ovviamente ci vediamo con la panca declinata, faremo tre serie per 8 sempre con lo stesso peso, sempre 48 kg, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ovviamente 48 kg, come potete ben vedere anche voi, dura, ragazzi, dura. Adesso abbiamo le spinte dal basso, quello con i manubri che ho fatto vedere la volta scorsa, avevamo 10 kg, questa volta faremo 12 kg per 10 ripetizioni, 4 serie ovviamente. Ragazzi, adesso andremo a fare le aperture e qui faremo 14 kg, non aumentiamo perché già abbiamo aumentato abbastanza su tutti gli esercizi, ragazzi, oggi devasto proprio totale, manteniamoci queste aperture 14 kg, scusate, faremo 3 serie per 10 ripetizioni su panca declinata, piana e poi inclinata, e ci vedremo poi con gli addominali. Allora ragazzi, io sono pazzo, lo so, sono davvero pazzo, perché ho deciso di aumentare anche le aperture, passiamo da 14 a 16 kg, ragazzi, lo so, forse non ce la farò a farne 10, però ormai abbiamo aumentato tutti gli esercizi. Mi sono detto, perché non aumentare anche quello? Facciamo tutto, completo, proprio 100% scheda aumentata, ragazzi. Vabbè, vi lascio all'esercizio, vi farò vedere tutte e tre le serie, perché è declinata, piana e inclinata.
ribadisco che sono morto, sono distrutto. Ultima serie 8 ripetizioni, ovviamente se le faremo bastare 8 ripetizioni sono più che sufficienti per una panca inclinata con 16 kg. Ragazzi, l'importante è che sono riuscito ad aumentare queste aperture perché anche loro erano un punto debole per me. Adesso però tocca ai dorsali aumentare. Speriamo di riuscirci presto, ragazzi, perché è durissima lì, non ce la faccio proprio. Comunque ragazzi, concentriamoci qui sul petto, dove siamo migliorati tantissimo e continueremo a farlo. Adesso ragazzi vi lascio gli addominali e poi check fisico. Esercizio 1, crunch, 3 serie per 20. Esercizio 2, ovviamente faremo crunch laterali, 3 serie per 10 al lato. Ragazzi, epic fail, si è staccato il coso, va bene. Ora lo riattacco. Mi era già successo una volta. Vabbè, ricominciamo la seconda serie. Ok ragazzi, dolorosissimo. Adesso ultimo esercizio, reverse crunch, 3 serie per... No, scusate ragazzi, non abbiamo i reverse crunch. Anzi sì ragazzi, abbiamo i reverse crunch. Vabbè, faremo quelli, nel dubbio noi faremo quelli. Aspettate che controllo la scheda un attimo. E infatti ragazzi non sbagliamo, abbiamo i leg raises da seduti. Pensavo giusto io. Vabbè, facciamo 3 serie per 15-20 di quelli e poi abbiamo finito. Addominali fatti, scheda completata, ovviamente soddisfattissimo questa volta, abbiamo aumentato un sacco di pesi ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ovviamente vi lascio il check fisico.